Appuntamento con infosalerno.it, le notizie in breve dalla provincia di Salerno e dalla regione Campania. Il 2023 si è aperto con buone notizie che riguardano la provincia di Salerno in termini di mobilità. Una riguarda la Fondovalle Calore, l'importante arteria il cui primo lotto è stato ultimato a dicembre. È stata pubblicata la procedura aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto. Il tratto, oggetto dello stralcio, rappresenta la parte terminale in direzione sud dell'opera e interessa per tutto il suo percorso di circa 5 km il solo territorio comunale di Aquara. Il segmento è parte di un più ampio percorso della fondovalle che presenterà, una volta completata, una lunghezza complessiva di oltre 21 km, attraversando i territori di Serre, Postiglione, Controne, Castelcivita e Aquara, tutti posti alle falde del massiccio montuoso degli Alburni. Un finanziamento di 1.256.000 euro è stato assegnato al Comune di Nocera Inferiore dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia per interventi di messa in sicurezza di edifici e territorio. Nel caso specifico, a Nocera Inferiore i fondi finanziano il progetto di mitigazione del rischio di caduta di massi lungo le rampe di accesso al Santuario dei Miracoli Montalbino. Il Comune ha indetto la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva. Anche quest'anno, grazie all'emendamento presentato in bilancio, la Regione Campania finanzia a fondo perduto l'installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche nelle aree interne. Lo rende noto il consigliere Michele Cammarano, presidente della Commissione Speciale Aree Interne. L'impegno a preservare e migliorare l'ambiente in cui viviamo è da sempre una delle linee guida dell'azione politica nel suo complesso, nella consapevolezza che adesso sia strettamente legata alla qualità della nostra vita, così Cammarano. Asfaltata una delle arterie principali del comune di Lustra, la strada di Selva, di circa 3,5 km, nuovo asfalto, vari ampliamenti su tutta la carreggiata. Inoltre, nei giorni scorsi è stata ultimata la procedura di gara d'appalto della strada Lustra-Ponte Alento per un valore di circa 500.000 euro. Il Comune di Buonabitacolo investe ancora sulla digitalizzazione. Sono stati infatti finanziati con fondi del PNRR 6 progetti che riguardano la digitalizzazione dell'ente per un totale di 170.000 euro. Un impulso importante verso la dotazione di un'attività oggi fondamentale per rendere più agevoli i servizi e le funzioni della pubblica amministrazione. L'amministrazione comunale di Camerota è riuscita ad ottenere tutte e 7 le misure PNRR relative agli avvisi pubblici per la digitalizzazione dei servizi dell'ente. In totale i finanziamenti ammontano a circa 386.000 euro, riguardano estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale, adozione app IO, pago PA, abilitazione al cloud, piattaforme notifiche digitali, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, piattaforma digitale nazionale. L'amministrazione di Campania, per incoraggiare le attività di formazione e promozione nel campo turistico e culturale sul proprio territorio, ha approvato un bando per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifiche iniziative progettuali delle associazioni, anche sperimentando forme innovative di formazione e promozione da affiancare a quelle tradizionali. Le istanze dovranno essere presentate con le modalità descritte nel bando, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entro il 31 gennaio. Ha preso avvio presso i giardinetti pubblici di Montesano Capoluogo l'iniziativa simbolica proposta dall'amministrazione di piantare un albero per ogni bambino nato nel comune nel 2021 e nel 2022. L'iniziativa contribuirà ad incentivare gli spazi verdi urbani con una maggiore attenzione alla vita nascente rappresentata simbolicamente da un albero. A Scala è stato effettuato presso l'archivio storico del comune un sopralluogo ispettivo da parte di Crescenzio Paolo Di Martino, funzionario e archivista della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Accompagnato dal sindaco Luigi Manzi, Di Martino ha accertato il buono stato di conservazione e custodia dell'archivio storico, complimentandosi anche per la gestione corrente documentale dell'ente. Termina qui questo appuntamento con Info Salerno, come sempre disponibile su infosalerno.it. Grazie per l'attenzione, a presto!